Ed eccoci, buonasera, buonasera a tutti, buonasera al pubblico in sala, grazie di essere qui con noi questa sera. Salutiamo, fatelo, fatelo, grazie. Salutiamo anche il pubblico che ci segue tramite i canali di Veneto Globe. Siamo questa sera in un contesto magnifico per questa quinta puntata, questo quinto appuntamento con parole in un bicchiere una rassegna letteraria creata e ideata dal proloco di San Pietro di Feletto ma portata avanti magistralmente da Sonia Ceschin che ringrazio già subito ma prima di cominciare a entrare nel vivo Sonia quindi di lasciarvi la parola io vorrei ospitare solo per un breve saluto Alberto Stocco che è il patron di questo luogo meraviglioso perché ci troviamo a Cadelpoggio ed è proprio qui lo diciamo a tutti, Alberto, è proprio qui che il Prosecco incontra il mare. Intanto buonasera a tutti e contentissimo di poter ospitare questa meravigliosa serata. E non un titolo migliore poteva proprio rappresentare la rassegna letterale, cioè parole in un bicchiere. Si identifica molto, penso, il nostro territorio e quello che oggi stiamo andando a presentare. Grazie per averlo... Sottolineato e inventato perché è veramente un nome meraviglioso che mi ha colpito fino dal primo momento. Grazie. E volevo anche ringraziare per questa opportunità perché questa cosa itinerante che gira all'interno del nostro comune sicuramente fa bene a, a tanto e fa molta comunità. Quindi ci teniamo moltissimo grazie di questa opportunità e siamo ben contenti di poter ospitare lo scrittore che ci dà grazie spazio e la sua presenza sicuramente inorgoglisce il nostro comune grazie. e allora io come di consueto vi auguro una buona chiacchierata e a voi buon ascolto a più tardi, grazie, grazie. buonasera a tutti sono molto felice di avere qui Gianpaolo lo sono andata a prendere al Salone di Torino dicendogli ti daremo da bere tanto e lui mi ha detto sì perché è uno scrittore che io amo particolarmente Adoro il suo modo di scrivere perché non è scontato, io ho un problema quando leggo soprattutto gialli, noir, cose del genere, perché già dopo 3-4 pagine so cosa accadrà. Invece il bello dei suoi libri è che fino all'ultima pagina non sai cosa accadrà. E poi accadrà qualcosa che è incredibile, però assolutamente reale. E quindi è tanta roba. Ho avuto la fortuna di scoprirlo leggendo le raccolte Sellerio. Da lì mi ha incuriosito, ho cominciato a recuperare i suoi libri, primi tutti quelli editi per Sellerio, poi anche altri, perché comunque scrive: scrive tanto. I suoi libri hanno tante pagine, però per me sono sempre troppo poche, è <ride> vero? Che te l'ho detto l'altro giorno. E questo personaggio di Dario Corbo è, è un gran bel personaggio perché a me piace moltissimo il fatto che. La narrazione è comunque dal punto di vista del personaggio, però non è che praticamente il personaggio influenzi il tuo modo di vederlo, perché tu vedi eh, sia i difetti che i pregi di quest'uomo. Quindi hai un uomo che ha le sue forze, i suoi punti deboli e quindi è facile, cioè almeno per me, io amo i personaggi perfettamente imperfetti e non, e non gli eroi senza macchie, senza paura. E il personaggio di, di Corbo è un gran bel personaggio. Anche gli altri tuoi personaggi, perché un altro libro che ho letto da poco è stato Rosa Elettrica, che è stato ristampato da Sellerio, ed è pazzesco. Cioè io infatti l'ho letto, poi una mia amica ho detto leggilo perché è, è incredibile, e lei adesso è innamorata persa di, di Simi, <ride> ammetti l'orietta. E quindi, se ci parli un po' dei, del tuo personaggio, del tuo libro. Beh, eh, Dario Corbo, io dico che è un mio com amico, compagno di liceo immaginario. Eh, è una vita che io avrei potuto vivere. Mm, forse si scrive per quello alla fine, no? Si dice che si legge, che chi legge, noi, tutti noi che leggiamo, leggiamo per, vi per vivere vite che non possiamo vivere. Eh, e credo che anche chi scrive, forse racconta vite che potevano essere la sua, tanto per citare un po'. E, per me Dario Corbo è uno, un mio compagno di liceo, eh, mai esistito, ma per me molto reale. Eh, con cui abbiamo cominciato subito dopo il liceo a fare quella cosa che si faceva: Insomma, una volta quando esistevano, diciamo, i giornali di carta erano. Diciamo, la, 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 la colonna portante dell'informazione e dell'opinione pubblica, cioè andavi nella redazione a chiedere che ti facessero scrivere qualcosa, cioè, come galoppino di redazione. Eh, si chiamavano se ti andava bene. Cominciavi col fare il quattropezzista, che già, no? già il nome quattropezzista è uno che fa le acrobazie. No? Di le facevi perché ti pagavano, mi ricordo, 50.000 lire eh, al mese per firmare quattro pezzi e scriverne 40. Perché non è che il precariato ce lo siamo inventati con internet, eh? insomma. Ecco, io ho fatto quella cosa lì un po'. Andavo a fare i, le partite dei giovanissimi, degli allievi, no? E dai, non i necrologi almeno. Io pensavo si partisse dai necrologi, I necro no? Que quelli no, no, magari sì, qualche incidente d'auto, qualche cosa. Però in genere, insomma, ti mandavano un po' così do dove capitava. Però insomma, la corvetta de delle partite dei ragazzini la domenica mattina alle nove. Sì, una la poi ti, ti, ti dicevo mi raccomando mettici le pagelle se no i genitori non comprano il giornale e, insomma questa, questa cosa qui la differenza è che a un certo punto io poi ho mh, cominciato a lavorare nell'editoria principalmente sugli, sui libri degli altri a lavorare eh, anche proprio come impaginatore come correttore di bozze insomma ho preso e lui è rimasto a fare quella gavetta e poi è diventato un giornalista professionista io ho, sono un giornalista pubblicista, cioè dell'albo non sono mai stato assunto in una redazione, però lo sento come, un, come una vita che poteva essere la mia e allora è come se avessi detto, beh, insomma, se io fossi stato al posto di questo mio compagno immaginario, cosa avrei fatto? Quale sarebbe stata la mia vita? E ho cominciato a parlare e a raccontare di Dario Corbo, veramente ho cominciato a raccontare di lui. Quando fa la cosa che fanno tutti diciamo, gli eroi in senso neutro, i protagonisti di una storia, cioè torna a casa, no? cioè, Ulisse che torna a casa finalmente, cioè, ritorna in Versilia dopo vent'anni eh, di lavoro come giornalista a Roma. Eh, non si dovrebbe mai fare di tornare, perché tanto poi a casa <ride> ti aspetta una serie di guai. Se te che, ne che sei ne... andato, un motivo c'era. Eh, sì, sì, lui se è andato per far carriera, perché, ovviamente, è uscito dalla provincia, è nato a Roma, ha lavorato in, un, in grandi giornali, ha, ha, si è diciamo, creato un suo settimanale di cronaca nera. Lui è un, insomma, un esperto di cronaca nera. Che poi però insomma, ha, è andato per aria, fra l'altro, non per problemi di tirature, ma per problemi insomma, diciamo, più politici che altro. Ma insomma, questo è uno che. All'approssimarsi dei 50 anni si ritrova di colpo senza un lavoro ehm, e con un matrimonio che va all'aria diciamo quasi di conseguenza: un figlio di 17 anni, e insomma, una, una moglie ovviamente insomma, con, con cui ha rapporti conflittuali e, e tutto questo. Io lo ritrovo nella, prima, nella sua prima storia con, che ritorna in Versilia, diciamo giocoforza, perché in Versilia va a trovare l'unica possibilità di lavoro che in quel momento gli, gli, può, gli, gli viene offerta. I personaggi seriali hanno in genere tutta una serie di, come dire, di accessori, eh, hanno la, la persona con cui si confidano. Eh, qualche volta hanno un animale domestico eh, non fa mai male no? hanno il personaggio di alleggerimento c'è cioè, cioè, cioè il catarella no? c'è cioè Derute e Dintino ecco quelle cose lì fanno la serialità perché sono tutte le cose che poi ti servono col eh, io non, Dario Corbo non ha niente di questo. È molto solo Dario Corbo. È molto solo perché io lo racconto in un momento di grande solitudine eh, all'inizio della, della sua prima avventura. È un uomo che diciamo, ha, ha perso tutto il suo mondo di riferimento, deve ricostruirsi da zero. Eh, e lo fa perché poi alla fine lo fa. Eh, però non, non ha l'impianto di, di un personaggio seriale. Eh, questo un po' mi ha messo nei guai. Un po' però devo dire che io non diffido un po' de, di quei personaggi che, di senti, che già sono pensati non tanto per una serie di romanzi, ma addirittura per le serie televisive. Cioè ormai gli editori ti chiedono sì, ma si, può, si, ci si potrebbe fare una serie televisiva, come se uno scrivendo un romanzo dove, doves, dovrebbe, dovesse preoccuparsi addirittura già di avere una serie televisiva. Capite che insomma, io lo sento come dire, è una, una deviazione un po' impropria. Eh, Dall'altra parte, quindi sono contento di averlo creato così, proprio per raccontare la storia di una persona che sento vicina, che potevo essere io, non sono io, però insomma, di cui so molte cose e la cui storia mi interessa. Um, però non, non avevo messo in cantiere. Eh, diciamo anche in un certo senso l'affetto dei, 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 dei lettori che hanno detto: Beh, ma ne vogliamo ancora. Ma perché comunque si vede che tu vuoi bene a questo personaggio, e di conseguenza questo passa e anche la gente si affeziona. È, è successo così e io mi sono ritrovato con dover eh, far eh, come dire, immaginare de, delle storie. Eh, con un personaggio che non è un investigatore, eh, non ha a che fare col crimine. Eh, diciamo in maniera programmatica, e quindi insomma, mi, mi sono detto: e, e ora dopo il primo romanzo, e adesso che, che, che fa? Diventa consulente della polizia? Queste cose qui che tanto si sa che non funzionano cioè, che perché non si hanno... rischia la sinome la Fletcher, come parlavamo oggi, sì. che poi porta male questo. Cioè, sì. Finché è un personaggio che comunque lavora nella polizia o medico legale, ci sta che si becca il morto ogni tre per due. Uno che fa, io vendo gelato normalmente, se Becco un morto ogni volta, cioè, non mi invita più nessuno a bere un caffè, giusto? Sì, no, a, a, appunto, cioè il, il tasso di criminalità di, di Gubbio con Don Matteo è, è terrificante. È paragonabile a quello di, di, di Los, dei sobborghi di Los Angeles, insomma. Cioè un, quindi, insomma, però quella è una convenzione, ok? An, anche, voglio dire, anche tutti i romanzi fortunatissimi romanzi di Camilleri ovviamente avrebbero alzato il tasso di mortalità e di, di omicidi de, della Sicilia in maniera, in maniera esponenziale. Quello è una, è una convenzione narrativa, va benissimo, però io, io no, non parto da quel mondo lì, quindi sarebbe stato difficile davvero eh, immaginarmi qualcosa del genere. Questo però mi, mi aiuta perché cioè, è un problema ogni volta, però mi eh, obbliga, tra virgolette, ogni volta a inventare una trama di suspense che non necessariamente ha a che fare col classico delitto. Quindi da una parte eh, è più faticoso, dall'altra però Dario Corbo ha una libertà di azione che mh, alcuni investigatori più o meno istituzionali non hanno perché insomma, si, sa, si sa che a un certo punto a casa Montalbano lui è lì che dorme, pensa ad andarsi a fare una notata, risquilla il telefono. Ed è successo qualcosa. Ecco, questi sono tutti schemi che magari facilitano la vita di uno scrittore quando devi scrivere molto, però, però alla fine insomma, sono, tendono un po' alla ripetitività. Questo è Poi inevitabile. Dario, anche i grandi. Essendo comunque un giornalista, quindi una persona che scrive, è mosso anche dalla curiosità, perché non è che debba indagare per forza su tutto quello che accade. Cioè, all'inizio quando incontra Nora nel primo libro è più una curiosità sua per una persona, un personaggio molto particolare perché Nora è un gran bel personaggio. Ed è alla fine inizialmente la curiosità da un lato che lo spinge anche, no? Di scoprire il passato di lei, cosa sia veramente successo. S sì, alla fine lui dice che insomma mh, dice che il, il giornalista lo puoi fare se sei curioso, eh, se no è meglio che tu faccia un altro, un altro lavoro. Eh, è vero anche che lui, nella, nella sua carriera giornalistica, a un certo punto ha smesso di essere curioso, ha smesso di fare le inchieste. Lui dice: Io forse ho smesso di fare veramente il giornalista quando ho cominciato a comprarmi delle scarpe non, molto belle, ma non troppo comode. Perché quando mi prendevo quelle un po' brutte, però molto comode, era perché dovevo stare 3-4 ore, magari, sul ciglio di, di un fosso sotto l'acqua ad aspettare che uno della scientifica mi dicesse. Quello che avevano ritrovato, se era un uomo, una donna, se avevano un'idea. Cioè, quando lui faceva le inchieste, le scarpe servivano robuste e, e comode. Quando sta in redazione eh, lui ha cominciato a comprarsi delle scarpe più eh, meno comode e, e, e più costose anche, però forse ha smesso, ha tradito un po' il suo, il suo, il suo lavoro e poi però il suo lavoro ha avuto ha tutta una serie, ha, ha tradito lui, sì, e qui vabbè, si, si apre diciamo, il discorso sul giornalismo, non so se lo vogliamo aprire perché ci potrebbe portare <ride> lontano, dimmi tu, insomma... No, no, vai libero, tu. No, dire... no, 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 vai, aprilo aprilo perché è interessante. Eh, sì, io lo, lo apro ma senza fare eh, lunghi discorsi forse si potrebbe eh, leggere un paio di pagine. Ehm, che raccontano tratte da Senza dirci addio, che è quel romanzo sì, di colocato. Ma avevamo ancora detto la, il titolo dell'ultimo. Sì, diciamo incidentalmente senza, senza, dirci, la, dirci, la, addio. senza dirci addio. E, è un romanzo, è un, la scena di un romanzo in cui ah, Dario Corbo si ritrova in questo libro ad avere. Mh, cioè gli arriva veramente come dire, un treno in corsa addosso senza che lui se ne accorga. Succede che la sua ex moglie, con cui ha un rapporto insomma, piuttosto conflittuale, ehm, viene investita e eh, uccisa da un veicolo eh, che poi fugge e quindi eh, la prima ipotesi sia, è quella ovviamente di un pirata della strada. Eh, Un'ipotesi a cui però Dario e anche il figlio Luca non credono tantissimo. Non credono tantissimo perché... Il posto in cui è stato ritrovato, è stato ritrovato appunto il corpo di, di Giulia è un posto molto fuori mano, un po' abbandonato da, da, da Dio e dagli uomini, si direbbe, una specie di buco proprio in mezzo alla Toscana, diciamo, vicino c'è Firenze, c'hai le colline Fiesole, vedi le colline Toscane in lontananza, gli Appennini di qua. Di là vai verso il mare e fra Firenze e Pistoia c'è questo appezzamento deserto dove qualcuno, forse voleva costruire qualcosa, poi non c'è riuscito, c'erano altri progetti di speculazione che si sono fermati. E c'è questa specie di deserto, questo buco nel cuore della Toscana, piccolo buco. E non si capisce una donna da sola in ora serale, insomma, erano poco prima delle nove, quindi stava facendo buio cosa fosse andata a fare eh, in, in, un, in un luogo del genere, da sola. Eh, la prima ipotesi che si affaccia a, a, a Dario, da, davanti a Dario, eh, gli viene proprio da un suo, diciamo, ex collega, vecchio ex collega, ehm, e che gli adombra mh, la possibilità che questo luogo dimenticato dal, dagli uomini, da Dio da, e dagli uomini, in realtà sia diventato un, um, un luogo di coppie in cerca di insomma, scambiste in cerca di, 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 di rapporti clandestini, eccetera, eccetera, di cose, di emozioni, diciamo, boh, più o meno forti, ma insomma, quella roba lì. Ora capite che Dario si ritrova eh, a un, con, davanti a una notizia del genere con un figlio di 18 anni che, ovviamente, sta ancora cercando di capire cosa gli è successo. Anche perché finora non ha avuto proprio vita facilissima questo ragazzo, quindi. Esatto, lì c'è un romanzo a parte, esatto. come una famiglia che parla delle fici di, di, di Luca. Insomma, eh, che fa Dario? Eh, Dario cerca di, di andare, di, di correre ai ripari, insomma, eh, e, e va a parlare con questo Livio Forti, che lui ha conosciuto anni prima, perché faceva parte, anche lui, insomma, razzolava un po' le, le, le redazioni, come, come dicevamo prima. Giacomo? Un mm. Bella questa cosa qui del sottofondo. Mi sento, mi sento un po' Maurizio Costanzo. Un po'... <ride> tu non ci crederai, ma quando l'anno scorso abbiamo messo in piedi questa cosa, eh, il nostro supremo presidente Arcangelo ha detto proprio quello: Io vorrei un salotto letterario come quello di Costanzo. Quindi hai beccato giusto. Bene, in è più quindi, carino di bracarli però lui. Eh. Pa parecchio direi. Eh. Applauso a Giacomo. Dai. Dario quindi cerca di andare a, a, a disinnescare questa mina, questa mina improvvisa che, che, che ha trovato e va da, eh, da questo ex collega, Versilive, eh, è una specie di blog, di aggregatore di, di notizie su internet, e dice, Versilive occupa una grande mansarda sopra un gruppo di studi fisioterapici e un centro fitness. In Versilia c'è un problema evidente a gestire lo spazio, lo spazio piano, perché abituati a ragionare in termini di mare o di monti, nella zona pianeggiante che li separa abbiamo perso i riferimenti è tirato su di tutto, ma non si capisce in base a quale criterio. Là si stendono rimasugli di latifondi incolti da decenni, lì sono sopravvissuti i primi cascinali eretti fra le paludi. Accanto a un colorificio con i suoi bravi annessi di onduline c'è un centro di meditazione e naturopatia. Fra le ville con giardini lussoreggianti e campi di Gran Turco si annidano smisurati ristoranti per cerimonie, atelier d'artista e sfascia carrozze. Lo stabile di VersiLive è moderno e di prima mattina in settembre qualunque landa desolata può sfoggiare colori freschi e luminosi. Ma si capisce lo stesso, per almeno 300 giorni all'anno è un posto che fa schifo. Il mio ex collega dei bioforti però, se possibile, mi fa ancora più schifo. Ma non dormo da più di 20 ore, faccio persino fatica a incazzarmi come dovrei. È una porcheria gli dico. Ma noi stiamo solo dando delle informazioni. Sì? Cosa aggiungerebbe di fondamentale questo dettaglio all'informazione dell'incidente di Giulia? Eh, lui non sa cosa rispondermi. Si passa la mano sui capelli cortissimi, ormai tutti bianchi. Li portava con il codino vent'anni fa. Te lo dico io allora. Morbosità gratuita. Lui mi fa un lungo, tortuoso invito a non recitare la parte della Verginella. Dovrei sapere come funziona, i lettori sono affamati di particolari, retroscena, continua novità. Io sbatto la mano sul tavolo e faccio sobbalzare tutti i pc portatili che ci stanno lì. Livio non li chiamare lettori. I lettori alzavano il culo, andavano fino a un'edicola, pagavano due spicci e sceglievano un giornale piuttosto che un altro. Dario, le dico, le manco, ci sono più. E allora non venirmi a giustificare la porcheria che vuoi mettere online in nome dell'informazione e dei lettori. Perché tu, Livio, non hai dei lettori e soprattutto non fai informazione. Tu non vendi notizie più o meno verificate, non vendi neanche pubblicità. L'unica cosa che ormai puoi vendere sono i dati degli utenti che passano dal tuo sito. E più sono, più pagine visitano, più tu guadagni. Cosa ci metti dentro? Non te ne frega. Lanci merda su una persona appena morta e non te ne frega. Aspetta Dario, noi scrive, non scriveremo che, insomma, non fraintendermi, non c'è la notizia, non è nemmeno una pista, Livio. Vabbè, un dato di fatto lo possiamo riportare. Un dato di fatto... Uccisa in un posto di scambisti è un titolo da cliccare montato su un dettaglio irrilevante. È spazzatura, ma i decerebrati convinti di informarsi muovendo il pollice la prenderanno per chissà quale rivelazione. A come si sentirà Luca, non ci pensi? E al padre di Giulia? Lui allarga le braccia. Quindi? Quindi mi hai fatto venire qui solo per avvertirmi che pubblicherai una roba del genere? Ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme. Mi pareva il minimo avvertirmi, cazzate. Lui sospira, si gira verso la macchinetta. Mi chiede se mi va un caffè. Sono già nervoso a sufficienza. Guarda. Non vorrei che ti, metti, che ti metta le mani addosso. Lui infila la capsula, poi accende un paio di grandi schermi sul canale All News. Vedi, Dario, vedi, Dario io ho la mia gazzella, la devo azzannare tutti i giorni se la zanna qualcun altro io non mangio e la tua gazzella di oggi è suggerire che la madre di mio figlio è stata ammazzata in un posto per scambi di coppia l'articolo non dice questo ovviamente non chiamare articolo due pensierini da terza elementare messi in croce ma poi andiamo lo sai perfettamente che i tuoi utenti non sono capaci di capire una frase lunga più di una riga può succedere che le persone ripugnanti e Livio Forti lo era diventato lo siano proprio per come sono disposte a mercanteggiare sul dolore e sulla morte sapendo perfettamente quando non sei in grado di rifiutare la trattativa e qui dai comunque uno spaccato di come effettivamente sta diventando il giornalismo oggi? O, o come non. Forse non, non, non esiste più, almeno il giornalismo che, che aveva a che fare con la carta stampata. Con un, ah, con un meccanismo. Giustamente avevi anche. dovevi metterti in difficoltà per vedere se avevi letto il vino. No, no ne sono oggi. uscito. No, e <ride> Sì, lui ha vissuto proprio come quelli della sua generazione, insomma, è riuscito a vivere l'ultima stagione della carta stampata come, come grande, come veicolo principale dell'informazione e della formazione dell'opinione pubblica. E ha vissuto lo shock uh, di internet, che poi, insomma, shock è stato un processo, insomma, no, non velocissimo, però, insomma, che ha cambiato tutto. E naturalmente, diciamo, a, a torto ragione, è uno che non si è completamente... Abituato all'idea eh, all che appunto le informazioni siano come dire, a disposizione di tutti sui device, e, diciamo ha torto ragione perché ovviamente non si può fermare un processo. Perché eh, probabilmente anche quelli che si, che si sono opposti alla, alla stampa con i caratteri mobili di Gutenberg avevano le stesse cose, eh, ma i codici miniati, eh, sì, però quindi insomma, da una parte ha torto perché non, non si può fermare. Dall'altra ha ragione quando dice, eh, quando come ricorda ora questo pezzo un, un po' lo adombra, ma insomma in due parole dice, eh, quando sei tu che compri un'informazione tu sei il cliente, quando l'informazione ti viene data gratis tu sei il prodotto. È vero. È eh, questo. E, e quindi insomma in questo pezzo un po' lui se, se la piglia con questo, con questo aggregatore di notizie, insomma questo modo di fare, di, di fare informazione e, e poi alla fine ovviamente non, non vi ho detto come fa ma insomma deve cercare di trovare una soluzione per disinnescare questa, questa bomba. Anche perché comunque lui è coinvolto molto personalmente perché eh, non è che comunque lui abbia divorziato dalla moglie perché non l'amava, perché non la sopportava, è stata tutta una conseguenza che poi è quello che lo mette anche un po' in crisi col figlio, del fatto che lavorasse molto, che il lavoro forse lo ha un po' staccato dalla famiglia. Sì, lui si è dedicato completamente al lavoro, lui è partito dalla provincia, è arrivato a Roma ambizioso, affamato e tutto quanto. E la famiglia si è strutturata in, intorno al suo lavoro, eh, alla sua, sua moglie, che comunque era una persona che aveva fatto una serie di studi di storia dell'arte, quindi insomma anche lei ambivano qualche carriera, in realtà poi dopo ha finito per sacrificare tutto eh, per, perché, per la carriera di, 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 di Dario. E queste cose poi prima o poi, insomma, tipicamente poi quando il figlio diventa grande, no? diventa eh, indipendente, l'idea appunto di dover eh, come dire, prendersi cura continuamente non c'è più. E lì si, si aprono un po' i vuoti e le questioni risolte ovviamente tornano. Ed è quello che è successo un po' alla, um, alla coppia di, di Dario e, e di Giulia. E, ed è stata comunque Giulia a dire basta. E lui, diciamo, ha... Ma non per mancanza d'amore. Quindi c'è cioè, anche il fatto che quando lei muore lui rimane colpito perché comunque è morta la madre di suo figlio, che è comunque ancora un ragazzo. Però secondo me lui comunque le voleva ancora bene anche se hanno un rapporto un po' conflittuale? Eh, sì, io, vedete, qualche volta vabbè, la, la narrativa di cui parliamo ha a che fare con i luoghi comuni, con gli stereotipi, eh, perché per essere come, come dire, di largo consumo e per parlare a, a più persone, i luoghi comuni, gli stereotipi qualche volta funzionano perché ci fanno un po'... Ci, ci capiamo velocemente no? qualche volta, quindi sono utili non sono del tutto negativi e io penso che, che uno che scrive il tipo di narrativa che voglio scrivere io deve prendere i luoghi comuni, ragionarci sopra e, e magari manometterli per una piccolissima eh, faccio una, una piccolissima modifica, no, non serve come dire, pensarsi i grandi rivoluzionari, cioè mo arrivo io e cambio il giallo italiano calma appunto prima abbiamo parlato di Cerbanenko eh, stavo pensando esattamente che Cerbanenko sia fatto Ma sì appunto che, che fra l'altro è il, per, per me il più grande giallista tuttora italiano nato a Kiev fra l'altro cioè, eh, infatti il, il io cognome... ho un cognome un po' strano perché eh, poi sì. Giorgio Cerbanenko Giorgio Vladimir Cerbanenko invece... nato, nato a Kiev e, e fra l'altro che, che aveva fra l'altro una delle sue residenze diciamo, di, di elezione, Lignano Sabbiadoro, eh, insomma, sì, che non è lontano, <ride> dove c'è fra l'altro un piccolo museo con la sua eh, macchina da scrivere che io ho omaggiato perché Scerbanenko ancora credo che sia inarrivato su alcune, su alcune cose. Ma insomma, mh, che, ci sono tanti eh, detective, poliziotti, protagonisti che hanno eh, una moglie o sono separati dalla moglie, Oppure gli è, gli è morta la moglie, eh, magari in circostanze tragiche. Però queste due cose insieme, questi due luoghi comuni, se li metti insieme, cioè che succede se eh, muore eh, in maniera tragica la persona che hai amato per tempo, ma che non, ami più. che non ami più? In qualche maniera, non ami perché que, quell'idilio si, si è rotto, per colpa sua, per decisione sua, non importa. E che fai? È una cosa che mi sembrava non fosse raccontata. È perché è un sentimento meno dritto, no? è più complicato. Lui dice: Io sono un vedovo mancato. Che, de che deve fare un vedomo mancato? Sì, perché cioè, che ruolo ha? Perché non era eh, più il marito. Qu quanto può soffrire? In che modo può soffrire? Fino a dove, dove, fino che a dove diritto arrivi? ha di, di soffrire? Infatti, il figlio gliela tira in faccia più di una volta questa cosa: che tu non stavi più con lei comunque. Cioè, io ho perso la mamma, tu. Alla fine non stavi più con lei, avevi già rinunciato a lei prima. Oppure Però, addirittura gli dice di peggio, se non, vi fosse, se non aveste mai divorziato, certo. forse non sarebbe morta. Eh, cioè, vedete che manomettere un luogo comune, o mettere insieme due luoghi comuni che che subito genera una collisione, un collasso, no? si, si sprigionano nuove situazioni, ma che vengono tutto sommato da no? due situazioni che comunque noi possiamo capire bene, cioè un, un, un matrimonio finito, un, un rapporto finito e una morte improvvisa. Sono due cose su cui ognuno di noi subito riesce a focalizzarsi. Io credo che così no, non mi era mai capitato di letto, da lettore di leggerlo e quindi ho provato a raccontarlo da scrittore. Una cosa che mi ha colpito, poi non so se era il messaggio che volevi far passare, ma quello che io ho letto in questo libro è il fatto che noi viviamo velocemente, cioè noi passiamo le giornate eh, senza goderci il tempo, senza dare valore al tempo perché non ne abbiamo, non abbiamo mai tempo. Noi siamo sempre veloci, facciamo cose, abbiamo sempre questo cellulare, guardiamo, facciamo. E l'idea che mi ha dato è che lui praticamente aveva una vita. E non l'ha vissuta perché era concentrato su altro. E nel momento in cui lei muore, perché comunque loro non stavano più insieme, non c'era più l'amore, perché comunque lui sembrerebbe essere innamorato di qualcun altro in, lib in, questi, in questi libri. Sì, sensato, sì. Però ti rimane sempre l'impianto se se magari mi fossi fermato una sera di più a parlare, se eh, avessi dedicato più tempo, se avessi ascoltato, cioè, uno si rende conto che arriva a 50 anni, a 60 anni e non sa se è effettivamente vissuto o se la sua vita sia semplicemente passata. E ti trovi davanti a queste cose dove non hai possibilità di rimedio, perché quando una persona muore è morta, non puoi più parlarle, dirle niente, soprattutto se muore eh, in modo improvviso, non solo violento, ma comunque anche un incidente o così, ti ritrovi a dire magari litighi con qualcuno e dici vabbè domani la prossima volta le parlo e tu non hai più la possibilità di farlo. Beh, il titolo dice quello, no? senza dirci addio, è quello che succede a Giulia e a Dario. Rimane sospeso, rimane un non detto, un non fatto che forse fa più male di mettere un punto a una situazione? Eh, bah, sì, sì, indubbiamente. Poi insomma, Giulia è stata una persona importante per, per Dario, per cui, insomma, in base a queste considerazioni, lui trova come dire, la, la forza, l'energia per fare un'inchiesta. E per, per tornare capire. ad essere un giornalista, perché lui torna e, ad essere un e vero torna giornalista. È un giornalista, eh, un giornalista, giornalista senza giornale, nessuno gli ha con, con, commissionato questa inchiesta. Un suo amico a carabinieri gli dice: Io fossi in te, lascerei perdere questa cosa, perché lui ha capito che al comando dei carabinieri su questa cosa non vogliono indagare più di tanto. Eh, dicono: Ok, è stato un incidente, un, un pirata della strada, speriamo che si costituisca, ma insomma, se. se poi di fatto non succede perché comunque sono cose, un pentimento del genere, o avviene entro una, un certo numero di ore o se passano mm. i giorni è chiaro che insomma chi è stato non... Ma lui non crede al pirata della strada, lui crede che sia un incidente voluto, un incidente che in realtà è un omicidio eh, volontario e, e parte dalla storia di questo luogo che io ho chiamato Case, Case Marzi, eh, non, non, non lo troverete sul, sulle cartine, su Google Maps, <ride> su così anche se è un posto che esiste veramente ed è ripeto è un po' fra Firenze e Pistoia no, non credo che se andate in Toscana per, per turismo ci, ci passiate perché è un posto che è appunto cioè, diciamo un po' fuori dai, 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 dai itinerari turistici insomma lì, lì è il posto insomma, della Toscana diciamo, produttiva logistica ci sono tutto che è, è il punto di snodo in fondo dell'Italia perché eh, da Firenze si va o a, o a Roma o a Bologna, quindi è, è un crocevia importantissimo, no? quindi lì si parla appunto di capannoni, logistica, eh, spedizionieri, eccetera, eccetera. Quindi un posto che non ha un grande fascino, ma in realtà Dario Corbo riesce a, cioè, riesce a capire quello che è successo anche perché si accorge, dice Qu questo posto. Tanti, anni, tanti secoli fa, in fondo, aveva la stessa funzione. E allora da lì riesce, riesce a capire, cosa che ovviamente non vi racconto stasera. Però, Se no, leggete. Eh, però è, è buffo, è strano capire che poi alla fine, insomma, quello che ci sembra moderno, quello che ci sembra, eh, insomma, che ci pare di aver creato noi il no nostro tipo di... Di organizzazione industriale, tutto quanto poi in realtà, in realtà erano concetti o idee che non erano estranei a, a persone che hanno vissuto secoli e secoli prima di noi. Infatti un'altra cosa che a me piace o l'originalità che hai nei tuoi libri è la tua descrizione del territorio, del luogo dove vivi. Perché potresti appunto giocartela facile con la Toscana, il Chianti, eh. il Brunello, le spiagge di Viareggio, e invece tu fai vedere una Toscana che è anche malinconica. Triste, ambienti le tue storie anche in una via reggio in inverno, non in estate, cioè quando va al massimo. E quindi racconti il territorio per quello che è, nelle sue sfaccettature, da persona che ci vive. Sì, per gran parte dell'anno, sì. sì. E questo è, non lo so, è una scelta per me naturale. Forse potrebbe pagare molto di più, soprattutto nei confronti di un pubblico straniero, la Toscana da cartolina. Però io credo che noi non dobbiamo rassegnarci, cioè, diciamo, parlo appunto da uno che viene dalla Toscana e credo che voi mi, mi capiate benissimo: no? che, insomma, eh, e qui gli stranieri vengono, vengono per le colline e per il vino, vogliono quello, rimangono estasiati dalle colline e dal vino e, per carità, eh, è, è chiaro che ci fa piacere che vengano e tutto quanto. Però credo eh, che al di là di quello no, non dovremmo rassegnarci a raccontare quello che i turisti o gli stranieri vogliono sapere di esatto. noi. Perché così, dico come paese, eh, cioè non come toscano, mm -hmm. come veneto, com come paese, io credo che davvero stiamo, stiamo insistendo un po' sulla caricatura di noi stessi. No? Eh, gli, gli americani ci pensano in una maniera, i tedeschi ci pensano, e noi in qualche maniera gli diamo. Confermiamo questa cosa. a, sì, diamo a quello base. che vogliono. Sì. Eh sì, però io credo che nella, nella narrazione, non, 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 per quanto riguarda il vino, mi va bene, no? nel senso, <ride> mi va bene per, per la gastronomia, mi va bene per, per le spiagge. Loro vengono qui, cercano il sole, è giusto che, che, che noi glielo offriamo. Lo facciamo anche volentieri, non a gratis, va benissimo. Però credo che nella narrativa noi dovremmo avere un po' più il coraggio di, 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 di raccontare eh, questo paese, l'Italia, insomma, che poi è un, sono tanti paesi messi insieme, perché davvero è un universo di paesi, di, 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 di genti diverse, di, di modi di vita diversi. Insomma, io credo che bisognerebbe avere la, 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 il coraggio di raccontarlo per com'è complesso, variegato, e invece noto che beh, fa... Fa più comodo fare Napoli, Napoli, quella roba lì, sì. Firenze, eh, Firenze, noi abbiamo avuto il mostro che c'è un po', no? nell'ambito <ride> nell noir ci abbiamo marciato un po', eh, eh, però appunto poi alla fine gli americani il film sul mostro di Firenze se lo fanno da soli e neanche ci vengono a chiedere. Sì è vero infatti, hanno fatto... Anche ci vengono a... bisogna stare attenti a non farsi colonizzare, perché, perché la, 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 le macchine dell'intrattenimento dello spettacolo che abbiamo di fronte tipo quella di hollywood sono macchine da guerra nel senso diciamo come dire pacifico ma sono macchine da guerra per cui io sono rimasto per esempio uno dei peggiori film che, che ha fatto spike lee un grande regista l'ha fatto montecrotto su, sulla strada di sant'anna Sant che è dalle mie parti la linea gotica insomma che passava di lì la strada la strage di Sant'Anna, per uno cioè, un po' della mia età, eh, quindi ho avuto dei genitori che insomma, sono stati salvati per un pelo e sono stati salvati da dei, dei, dei soldati tedeschi che gli hanno detto andate, cioè non date retta a quello che vi dicono, state lì, non vi muovete, se, se si fossero mossi probabilmente sarebbero stati... Lì. Quindi, insomma, per me è una roba... Che, che un altro ancora... motivo per cui comunque la Germania a te non dispiace. <ride> no. Beh, a parte che, Ma insomma, eh, ce l'hai nel DNA, te l'hanno raccontata. Io mh, capisco che per una persona di 30 anni questo è completamente diverso, è una cosa che arriva un po' da rimbalzo o, o, o dai libri di storia. Spike Lee è venuto lì, è venuto anche a Sant'Anna a girare un po' di cose e ha fatto un, un film assurdo su Sant'Anna, mm. un film se, se, se senza senso. Cioè che poi vabbè, i partigiani si sono arrabbiati, Ebbè, è normale, che si e, è vero, però Spike Lee fa il suo lavoro. Spike Lee è americano, è nero, ha fatto un film sui neri, sui soldati americani. Di quello che è avvenuto a Sant'Anna di San non gliene importa niente. Se lo vogliamo raccontare per quello che è stato, lo dobbiamo raccontare noi. Non possiamo appaltare il, racconto, il nostro racconto a qualcun altro. Perché qualcun altro prenderà quello che vuole, ma ne ha anche diritto, per carità, ne ha anche diritto. No? E quindi, insomma, io cerco, cerco di raccontare appunto, sì, che succede in Versilia quando, quando non ci sono gli ombrelloni. Cioè, Non è che dormiamo tutti i nove mesi, cioè, non, è, non andiamo in letargo come gli... Come sapore di mare che praticamente quando arrivavano a settembre sembrava che andassi in letargo completamente. Sì, sì, Forte la, di Marmi. Eh, qualche volta sembra che la versia diventi come il Molise. Non esiste, non cioè, esiste. nove mesi all'anno a settembre si crea un buco in cui <ride> la versia non, non esiste. Mi reggio riemerge un attimo per il Carnevale. Sì, e poi sì, è rimesso sì, quando sì. c'era Lippi. E poi basta. poi Sì, lì nuovo. abbiamo avuto un momento di grande, <ride> di, di grande popolarità. Insomma, quindi. No, mi interessa raccontare que quello, ecco, perché, perché, perché poi l'estate della bestia è stata raccontata, no? Che poi vi possono piacere i manzina, non possono piacere. Però, insomma, è quella roba lì, è, è un po' è quella roba lì. È inutile che arrivo io per l'ennesima eh, volta. Parlando di film, a io replicare. quando ho letto soprattutto il primo, eh, continuavo a pensare al film Quello con Alain Delon, L'ultima notte di Quiete. Eh. Mi dava molto quella sensazione, sì. l'ambientazione. Esatto, esatto, lì lì la... siamo sull'altra costa, però insomma il, il mondo un, per... un po' Però l'atmosfera era quella, no? Un po' anni cioè non anni 70, però quella malinconia che poi fa parte dell'arte italiana, perché come hai nominato Ivan Zina, cioè sembra che il cinema italiano, anche perché noi abbiamo poca memoria, forse perché riceviamo troppe informazioni e quindi cancelliamo. Sembra che la, il cinema italiano di intrattenimento sia dai Vanzina in poi cinepanettoni, quelle menate lì quando invece noi abbiamo una commedia all'italiana certo. che parte da Vabbè. Monicelli, cioè dove praticamente sorridi, però poi hai quel l'attimo di malinconia, che va a fotografare anche una spiaggia d'inverno. Sì, sì, ma poi que que quella commedia lì è stata in gran parte toscana, no? se ci pensiamo. Poi è arrivato Pieraccioni e da lì in poi. No, <ride> con tutto il rispetto, però il sì sì ma è diventata una risata diciamo, consolatoria, assolutoria mentre fino eh, fino, a, fino a Monicelli, fino a Amici Miei fino eh, a Francesco Nuti, Gian Cattivi erano risate insomma adesso celebreranno i 40 anni di Madonna che silenzio c'è stasera eh, dell'82 che è un film che faceva ridere, ma era di una tristezza profonda. Rivisto adesso ridevi, ma ridevi appunto come si rideva con la commedia italiana. Perché comunque voi mi facevano notare anche oggi che stavamo parlando dei tuoi libri. Che appunto molte volte, soprattutto nei gialli italiani, si tende comunque a strizzare un po' l'occhio anche al sorriso. Quindi ai personaggi che fanno un po' ridere, come i famosi Derutti. No. Beh, sì. Ma non solo, Catarella di cui parlavamo anche oggi. Mentre tu, forse, come hai spiegato prima, perché non pensavi a una serialità o cosa, non c'è questo, no? E, e se riesco a mettercelo, so, preferisco, no? Non mettermi perché poi c'è quella frase, quella cosa che quindi ridi di più proprio perché non, te, non ti aspetti di trovarla. Sì, eh, certo. Perché la comicità si fa con quello che si chiama l'anticlimax, cioè tu pensi di arrivare al momento del, del massimo, della massima emozione no? negativa o, e eh. la, la comicità ti ribalta di colpo, così come nelle commedie stiamo ridendo, 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 poi di colpo succede, in tutte le commedie a un certo punto c'è il momento di morte, no? esatto. eh, le commedie fatte bene c'è il momento di morte che ti arriva nel momento in cui tu, tu stai ridendo tantissimo e ti arriva questa pugnalata alle spalle. Quindi quelli sono, credo sono effetti, sono tecniche che... che a me interessa usare proprio per cercare di spiazzare chi, chi legge e poi per cercare di recuperare quell'umorismo, quel, quell quell'ironia che, che sento venire da quella commedia là, che non è assolutamente toscana, eh, ci mancherebbe. Però, però credo che ne abbiamo bisogno perché, perché ogni volta che rivedo uno di quei film... Eh, ci vedo qualcosa che, 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 mi, che mi sembra che ci, che ci riguardi ancora, ecco. eh, Perché fa parte di noi, della nostra cultura e ciò che siamo. Sì, spero di sì, forse di una certa generazione, poi bisogna stare attenti. Io per esempio mi sono trovato, mi è successo di, di lavorare a, in una serie televisiva con una eh, sceneggiatrice molto giovane, a 25 anni, no? E allora mi ricordo eh, dovevamo, stavamo cercando degli spunti gialli però un po' di commedia, no? E allora viene fuori, lei mi dice: ah, Ho trovato questa notizia un po' strana, di, questi, di, quest, di, di lui che va sulla tomba della, della moglie morta, e, e, il marito, e, e ci trova l'amante. Dico, è una, mi fa, è una storia interessante, potrebbe essere, no, divertente, divertente, insomma, divertente. <ride> e io gli dico, sì, no, è divertente, divertente. E poi cerco di dirgli: ma non, non ti ricorda qualcosa? E proprio mi rendo conto che lei è completamente su un'altra, e continua a dire, no, ma perché loro potrebbero arrivare, lui non sa che avevano amanti, si trovano sulla tomba insieme, dico, guarda, ad un certo punto mi ricordo che eravamo in video call, sono andato su YouTube, ho cercato amici miei, lasciate stare quel vedo, quel vedo mio, e gli ho mandato quei quattro minuti irresistibili con Adolfo Celi, e Alessandro Haber che fa il, il vedovo inconsolabile, Adolfo Celi che va lì, e, insomma, eccetera, eccetera, scena famosissima. Quattro minuti, ecco per, per dire come non sia scontato no, che, eh, che, che una persona di un'altra generazione, diciamo nata a, a ridosso de, del nuovo millennio, recuperi quella cosa. E, e mi ha colpito questa scena, che è, è bellissima, crudele, devastante, ri, ridi da, da morire. Il suo commento è stato: ma come? Alla fine non glielo dice che era tutto finto? <ride> ecco, questo per dire no, la, 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 la commedia italiana no, non glielo dice. No. Cioè, noi siamo cattivi, poi i toscani sono cattivi. I toscani i cattivi particolarmente, di ma, sì. ma anche fra di voi siete terrificanti. Ma, cioè, cattivissimi, ma, ma sì, ma è, è, è così, è così, è sempre stato così ci odiamo tutti fra di, fra di noi e tutti insieme odiamo Firenze quindi c'è cioè proprio una cosa No, però una cosa che mi ha colpito quando sono stata in Toscana è che siete, anche come paesaggio siete simili a noi, è che noi ci abbiamo campanili ovunque, voi no torri perché litigate fra voi continuamente I, i torri, torri <ride> da cui si centava l'olio bollente cani esatto. morti, sì no, è per forza no, è mura mura do, ovunque no? insomma, tutto quello che adesso viene no, Monteriggioni cioè, cioè, tutta, tu tutta entri a Pisa sui muri quando arrivi dall'autostrada cioè, con Livorno cioè, una... oppure entri a Livorno parla male di Pisa e... sì 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 no, ma que quello, <ride> quello è fa, fa parte anche un po' del folklore ma al di là è, è, è una regione di, di borghi no? quindi i borghi insomma ogni borgo ha un po' un ponte levatoio, a un certo <ride> punto ti tiri sul ponte levatoio e, e ci metti i coccodrilli insomma questo è un po' Un po', un po' ci rimane, ehm, però insomma la versione poi è una cosa ancora diversa, no? perché noi, noi tutti, questi, tutti questi toscani poi ce li dobbiamo sopportare. <ride> vengono in vacanza, eh, e poi accanto, vengono in vacanza lì, ma che vanno nel resto d'Italia, vengono lì. Eh no, eh, po', <ride> poi con questi ultimi due anni sono venuti tutti lì perché insomma ci, ci siamo mossi tutti meno, per cui insomma li impari a conoscere, poi ci diventi anche amico per carità, però insomma... Le persone che arrivano in, in, in vacanza e hanno 15 giorni per divertirsi a, tut, a tutti i costi sono, sono, possono essere intrattabili no? perché, <ride> perché non, insomma, hanno delle alte aspettative, eccetera, eccetera. E quindi noi un po' li conosciamo, li abbiamo, li abbiamo insomma, visti generazioni dopo generazioni, e, eccetera, eccetera. E, e quindi Dario Corbo insomma, forse è anche, è anche scappato da una vita del genere perché lui magari rischiava di fare quel quel tipo di vita, ha eh, preferito prendere, andare a Roma, si sa poi appunto, l'abbiamo detto prima, che è poi l'eroe torna e, e torna e trova. Però Dario la... ha una particolarità, che comunque non è un ragazzino, ha una vita alle spalle, però lui è in continua evoluzione e cambiamento, perché anche in questo libro poi prenderà una decisione che uno non si aspetta e non la diciamo, però parliamo di un personaggio a cui lui è molto legato, che è Nora. Tu come hai com costruito il personaggio di Nora? Perché il personaggio di Nora è un personaggio che ha un sacco di peculiarità, di sfaccettature, si fa fatica a capirla anche perché noi la vediamo sempre attraverso gli occhi di Dario e quindi ehm, cioè è un personaggio affascinante Nora anche se ha caratteristiche che sembrano respingenti. No, lo sono. Vabbè, Nora, per chi, non, ovviamente, per, per chi non lo sa, è la figlia di, un, di uno scultore eh, inglese eh, trapiantato a, a Pietrasanta in Versilia. Sapete più o meno che insomma, Pietrasanta è luogo di elezione per tanti artisti: da Botero a Mitorai, c'è la vicinanza diciamo, de, de, delle cave di marmo di Carrara e poi una grandissima tradizione di artigianato, de, di fonderie. Eh, di fonderie di metalli, ovviamente principalmente bronzo per le, per le sculture, che l'ha eletta a buon ritiro di, di tantissimi artisti. L'ultimo che non è uno scultore è Quaron. Quaron mm -hmm. ha, um, ha diciamo, una ex compagna, figli comunque a Petrasanta, è, è uno quasi di casa. insomma. E, e quindi è diventata la piccola tenebra della Versilia. Questo è un po' diciamo. Ed è una. Insomma, fino a vent'anni fa, sì, forse 20-25 anni fa, a Pietrasanta andavamo a studiare perché non c'era nulla, non c'erano tentazioni. C'era una bellissima biblioteca <ride> e poi una, una piazza meravigliosa e un bar che tipo, chiudeva a, 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 alle 5 di pomeriggio. Beh qui alle 8. <ride> che insomma in Bersilia eh, era trovare un posto con, con un bar chiuso per cui non c'è neanche la scusa di andare lì, andavi lì e studiavi perché non c'era niente, adesso Pietrasanta è eh, stata sopra, soprannominata Cenatown, è diventata ufficialmente perché, perché è, ha diciamo, rivenduto questo brand di città d'arte e quindi insomma, funziona, fun funziona tantissimo. Ed è un brand che certo non è nato, non se lo sono inventati di colpo, deriva proprio da, 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 questa, da questa serie di, di artisti più o meno famosi, più o meno noti, che sono venuti negli anni e, a, a lavorare lì. E Nora Beckford è figlia di uno di quelli. E Nora Beckford rappresenta, insomma, quel milieu cosmopolita, elitario, ma diciamo anche la Liga Chic, diciamolo, per me non è, è un'offesa. Che, che io. che tutti noi in abbiamo conosciuto, eh, abbiamo conosciuto nel, principalmente negli anni 90, sono stati quelli gli anni. insomma. E, e quindi insomma è una, una donna, adesso chiaramente una donna che va, va sui 45, mentre negli anni 90 viveva la sua gioventù eh, diciamo pi, piuttosto fuori dai binari, fuori dalle regole. Scapestrata. Eh, Scapestrata <ride> è un eufemismo. <ride> Eh, dovuta anche al fatto di sentirsi figlia di Cotanto padre quindi insomma una specie di eh, anfangate cioè di, una a cui era permesso tutto io sono io eh, sì, una a cui era permesso tutto perché aveva, <ride> aveva i soldi aveva il padre famoso e, ed è una che poi alla fine è finita insomma, è finita inviscata in una bruttissima storia ed è, ed è anche andata in carcere per, per diversi anni e, mh, quindi è, è, un, è un personaggio molto è al limite perché è per metà inglese, per metà italiana, è un da un certo punto di vista è una persona molto respingente, però anche una persona capacissima di essere empatica nei momenti giusti. Nora Beckford, io, è, è come averci un grande fuoriclasse, ma tu lo fai giocare solo 5 minuti a partita. Baggio. Perché, perché quando c'è Nora Backford in scena non ci può essere nessun altro. E allora io ho, ho come dire, imparato a usarla così, perché è un personaggio che va centellinato, quando arriva lei non, non ce n'è per nessuno. È, un personaggio, è una donna di cui Dario Corbo è completamente innamorato in maniera del tutto, non, non platonica, ma, ma inutile, perché capisce che insomma... Che gioca in un altro campionato? Sì, poi è una persona complessa perché ha avuto una vita molto complessa, quindi sa benissimo che con persone del genere insomma, non, non, non si arriva lì con, mai con le parole giuste al momento giusto. Però è anche la persona che gli ha dato il, il lavoro che lui adesso ha, è la, la persona, Nora Beckford lavori, lavori, lavorativamente si fida di Dario Corbo in maniera totale e quindi c'è un rapporto tra di loro intenso, anche per altre cose che ovviamente... Non vi racconto, perché eh. sono parte dei romanzi precedenti e quindi sarebbe. È difficile parlare senza poter è uno raccontare slalom, è uno slalom. <ride> è... comunque, in questo libro lei perde un po' di certezza, e la vediamo anche un po' in difficoltà, e questa ha anche una particolarità. Eh, ma sì, no, ma rispetto lei... a lui, rispetto a Dario, perché lui ha un'evoluzione. Comunque cambia anche nei suoi confronti. E lei si trova leggermente spiazzata. Sì, per, perché arriva una... Pietrasanta ve l'ho detto, è, è la, la, la tenda della Versilia, no? Quindi artisti, scultori, gallerie d'arte. Eh, ce ne sono, non so, in un chilometro quadrato ce ne sono 72, una, una cosa del genere, insomma. Come eh, le cantine qui. Eh, esatto. <ride> eh, eh, ehm, a Pietrasanta arriva una, una che può essere una competitor di, di Nora Beckford, perché è una gallerista lampante, diciamo, relativamente giovane, che ha avuto un successo molto rapido, ha aperto due o tre gallerie New York-Londra in pochi anni, arriva a Pietrasanta e apre una grande galleria con un'inaugurazione ehm, un, un anche molto, insomma, molto pubblicizzata e Nora Beckford per la prima volta vede una competitor. Cioè, che è questa che arriva? Cioè, comunque, il personaggio, come se Nora dicesse, il personaggio qui sono io, nel bene e nel male. Cosa vuole questa? Que e quindi si presenta, insomma, si chiama Maddalena Curré, eh, è stata ribattezzata però Maddalena. <ride> sì, eh, è? quello è piaciuto troppo. Soprattutto dalle persone che la stimano. <ride> e, e quindi... E c'è questa inaugurazione, fra l'altro, eh, che... che tra l'altro, ecco, qui siamo tornati, se vogliamo, un po' nel cliché, o nella cartolina, perché prima abbiamo parlato di un posto fra, fra Firenze e Prato dove nessuno mai andrebbe, dove nessuno mai vi porterebbe in gita turistica, però in questo romanzo poi c'è anche, anche la parte, diciamo, più glam, no? perché sì. esiste anche quella. E vabbè, Dario, si, qui c'è proprio mezza pagina in cui si ritrova in questo vernissage, che poi non, non lo chiamano più vernissage, un, un pre-opening. cioè bisogna stare attenti a come, a come lo si. E, e lui ci va perché, ci va per una ragione, non certo per fare dispetto a Nora Beckford, figuriamoci se gli fai dispetto a Nora no, Beckford. No, ci va perché eh, sua moglie ha lavorato negli ultimi mesi della sua vita per la, per la galleria di Maddalena Curé. E quindi Dario dice, eh, sarà un caso, sarà... Da qualche parte non so, deve pur cominciare a cercare. Però lì ha lavorato in questi ultimi mesi e gli è successo quello che gli è successo. Oltretutto la fortuna di Maddalena Curré come gallerista è una cosa molto recente, no? è una gallerista, diremo, avremmo detto negli anni 80, rampante. E quindi lui comincia a fare inchieste, e, a fare inchiesta su, su questa galleria d'arte e mm, approfitta per andare a questo vernissaggio a cui ovviamente è, è invitato. E qui a un certo punto lui va lì, c'è un'inaugurazione un di un'opera di, un, di un artista misterioso eccetera eccetera, ma qui non lo raccontiamo. E, però lui aspetta, sì ma portano dell'alcol, portano qualcosa perché c'è il rinfresco o no? Dobbiamo invitare qui, lo dobbiamo invitare. Eh, appunto, no. Invece lì un po' glielo fanno soffrire. Dice, ma insomma qui. E poi arriva finalmente. Lui fa, ovviamente, è, essendo un, un, un esponente della fondazione Beckford, braccio destro di Nora Beckford, va lì, deve fare tutto PR, stri stringere mani, eccetera, eccetera. ok E poi finalmente portano il cocktail. Dice, ah, oh, meno male, arriva, arriva il rinfresco, questo cocktail prolungato. Ok? Musica da cocktail, un po'. <ride> <ride> eh, il cocktail propriamente detto è un intruglio all'olio di oliva cedro e maraschino questo c'è da bere nient'altro la motivazione è nell'unire in un solo bicchiere le varie sponde de, de del Mediterraneo ripugnante commenta il mio amico Giacomo purtroppo solo dopo che anche io ho deciso di assaggiarlo poi arriva arriva un panierino di tentacoli di calamari affogati in salsa di mirtillo che ospita delle bacche di ginepro che si incastrano fra i molari. Ora, io non discuto il mix culturalmente suggestivo, ma l'avrei apprezzato di più se l'avessero servito con 20 cm di filo interdentale. La terza proposta dello chef è sempre un cestino croccante con una crema, dei riccioli rossastri e delle orandelle giallognole sottilissime e inequivocabilmente fritte. Banane, eh? chiedo a quello che mi sembra il metro di sala. Oh no signore, no, platano, platano, schiuma di cernia gigante con chips di platano e barbabietole caramellate. In un piatto solo, signore, lei attraversa idealmente tre oceani. Dall'Africa al Centro America all'Australia. Buon viaggio, mi fa, e si dilegua sorridente. Se esiste l'inferno, ho capito dove finirò, dico io. Non fra i golosi, mi fa il mio amico. No, no. Per me ci sarà un girone dove servono solo finger food rompendoti i coglioni con lo storytelling. <ride> Quando parlavamo del fatto che si ride anche qui. Scusami? Quando parlavamo del fatto che si ride anche qui. Sì, ogni tanto. Eh, ogni tanto, eh, ogni tanto. No, si ride... Cioè, in realtà mi piaceva far... Mh, come dire, criticare... Eh, i radical chic odierni da uno che in realtà è molto più radical chic Il di chic lui eh, così come Nora Beckford è come dire proprio l'epitome del radical chic però di, di quelli veri cioè che noi abbiamo visto arrivare in Versilia ma che erano insomma appartenevano anche alla borghesia del nord e che erano veramente dei, dei, dei metra panse su, sullo stile sul... E, Oggi abbiamo dei radicaci che cercano di imitare quelli. E allora Dario, che ha conosciuto gli altri, eh, quando si trova di fronte alla copia sbiadita rispetto all'originale, eh, ci va giù duro. Eh, sì, sì. Eh, quindi, diciamo. Quell'umorismo eh, toscano tagliente. Sì, sì, diciamo. No, no, non si risparmia, ecco. Tutto sommato, e quindi, questo è un pezzo. Diciamo de, del vernissaggio e del lato più glamour che ha a che fare con, con l'arte, perché poi l'arte è, è l'altro grande tema di, di, di questo libro. Appunto. Giulia eh, ha lavorato per gli ultimi mesi della sua vita in una galleria d'arte, Dario pensa che questo incidente, che incidente non è, sia, nata, sia nato da, dal suo lavoro e quindi da lì incomincia a, a mettersi insomma, sulla pista che, che, che lo porta a scoprire alcune cose su... Sul mondo dell'arte. Colpi di scena ce n'è, e quindi noi non li svegliamo, perché altrimenti anche per chi non ha letto i primi, io ve li consiglio perché ci si diverte: cioè, ci si diverte. Eh, sono appassionanti, sono vincenti I tuoi libri Beh, sono mm. veramente belli. Io poi, Grazie. appunto, quest'anno ho letto anche Rosa Elettrica che hai ripubblicato con Sellerio, e anche quello è fantastico perché parte in un modo e poi la storia diventa tutt'altra. È, e hai sempre personaggi molto particolari, non scontati, con un vissuto particolare, con modi di agire e reagire che non ti aspetti. E questo è, ti fa pensare che poi tu sia un po' cupo così, invece sei simpaticissimo. No, <ride> no io ho, ho, riflettuto, ho riflettuto su una cosa, eh, leggendo un articolo interessante apparso credo sul New York Times qualche, qualche mese fa. Che diceva, mm, che mi ha fatto un po' riflettere su alcune scelte che ho fatto in questi anni sui personaggi. Eh, diceva questo, questo articolo: Non ne possiamo più di personaggi che hanno dei traumi nel passato. No? Eh, se ci pensate, le serie televisive sono piene di personaggi, uomini, donne, insomma, di protagonisti eh, che hanno nel loro passato. Un trauma. Era solo Colombo che non aveva pensieri. Un, ma di fatti a me piaceva tanto perché... Era <ride> l'unico che non aveva pensieri, telefonava alla esatto. moglie e questo non gli rompeva mai l'anima. Esatto, esatto. Cioè, è l'unico. <ride> Insomma, c'è stato un... secondo me c'è stato un... e anche secondo questo articolo, chiaramente scritto da qualcuno molto più illustre di me, ehm, c'è stata una un'inflazione di traumi. Eh, perché... Il che secondo me è, 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 è deteriore. prima perché ti porta a raccontare tutta una roba che tu mh, hai, è successo prima. No? È come il prologo de, 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 delle tragedie greche. No? Le tragedie greche si svolgevano in unità di tempo, di azione, eccetera, eccetera. Quindi, prima che cominciasse la tragedia, arrivava uno e ti diceva 15 anni fa brevi, 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 era la, la cosa più noiosa della tragedia perché non era l'azione, era tutto il, il pre, e, però bisognava saperlo perché, sennò, dopo non. Non, non ti gustava la tragedia, ecco lì questo trauma no? che è, è rimosso, che il protagonista si porta dentro, che tu aspetti per una stagione, per due, per tre, che finalmente ti racconti cosa sia, no? la perdita di qualcuno, una macchia lavorativa, sul, insomma quello che volete, però questa cosa del trauma che a un certo punto arriva e giustifica sempre tutto, cioè lui è un ubriacone però c'è il trauma. Eh. Lui è, è pessimo con, con la moglie, non, non riesce ad avere rapporti equilibrati con le donne, eh, però lui c'ha il trauma. Ecco, questo diventa un po' un meccanismo di, di salvaguardia del personaggio. No? Cioè, difettato, ma perché c'ha il trauma? Mm, incomincio a non piacermi più, ce ne sono troppi. Spe, Spesso volte questi traumi non sono neanche così narrativamente belli, perché poi alla fine. Eh, per, per quanto tu possa inventare, i traumi. Quelli sono. È eh, alla fine una perdita, una cosa, una violenza, per carità, poi si entra in, in cose anche difficili da raccontare. Io invece credo di aver fatto dei, più o meno consapevolmente delle scelte di raccontare il trauma. Cioè, Dario Corbo vabbè, ha perso il lavoro, però non è che perdere, cioè, perdere il lavoro, ahimè, eh, è un'esperienza che in questi ultimi anni molti hanno. Quindi è un trauma, ma non è il trauma che ti legge l'eroe, no? perché sennò siamo tutti eroi. <ride> e invece no, purtroppo si, si perde il, il lavoro e non si diventa eroi per quello. Eh, i, I traumi sono quelli che lui vive in questi, in Infatti, questi romanzi. Questo, per questo ti dicevo dell'evoluzione, perché lui eh, succede di tutto in questi tre libri: succede eh, così come Rosa Elettrica. Rosa è una poliziotta alle prime armi, che traumi ha in, nel passato? C ha una famiglia un po' incasinata. Vabbè, c'ha un fratello. Un, che, con cui ha litigato, però insomma, dai, no? eh, più o meno sono, sono le rogne che tutti possiamo, a cui possiamo andare incontro nella vita ragionevolmente. Non è un eroe per, il, per, il trauma, per dei traumi che ha ricevuto, diventa un eroe per il trauma che vive nel romanzo. Quindi non lo so, io mi sono dato un po' questa. cioè alla fine ho capito cosa stavo cercando di fare. Qualche volta te lo spiega qualcun altro, no? <ride> succede, però di raccontare che appunto quali sono i traumi che ti fanno diventare eroe fra virgolette, ma eroe sapete che in, narrat in narratologia eroe è, un, è una vox media, come dicevano, cioè è un termine neutro, eh, anche Michael Corleone è l'eroe del sì. padrino, anche Scarface è l'eroe, non, non, non è solo... quindi forse mi, mi interessa raccontare i, il trauma, cioè raccontiamolo in diretta quello che succede a una persona che va incontro appunto... In questo caso Dario Corbo, è un trauma quello di perdere la donna la madre di tuo figlio, no? E, e quindi raccontiamolo in diretta, non diciamo lui è uno che vent'anni prima... Successo. Perché? No, perché dopo... no, eh, Tornando al discorso oggi pomeriggio sai che non si nominano gli altri autori, però ce n'è uno che secondo me si può nominare sempre nessuno si offende, che è Stephen King. Lui per esempio... Ma questa... lui non si offende. No, lui no. Lui ha la particolarità di prendere persone assolutamente normali, anzi anche la assolutamente non eroi, di porli in situazioni straordinarie e vedere come reagiscono. E diventano eccezionali. Beh, in qualche maniera devi sopravvivere, no? Se sopravvivi... Eh... Quando sei messo alla prova eh no. eh, si vede se reagisci o meno. Io credo in più in queste storie, piuttosto che in, in personaggi che abbiano già... Che sono perfetti, che poi mm. ti mettono in crisi, che appunto che giustifichi le azioni. Invece anche vedere come reagisce una persona davanti a una situazione. Ma non è detto che diventi migliore. No, non è detto. Per alcuni versi diventerà più forte, però può diventare anche peggiore. Ma perché Magari siamo umani. Meno. Eh. Siamo umani, infatti esatto. la santità non è per noi, almeno noi in questa vita. <ride> la prossima non si sa. Noi viviamo questa e quindi cerchiamo di fare il meglio che possiamo con quello che abbiamo ed è questo che fa lui. Sì, 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 esatto, alla fine, alla fine sì, insomma è un racconto credo più impresa diretta nelle cose che... È per quello che... che ci piace Dario Corbo. Ma io spero, quello... <ride> ti ringrazio, spero. questo è il tipo di lavoro. Ecco, che... Poi lui oltre ad essere uno scrittore è anche un musicista. No, tu vabbè, fai parte di una cover band. Una parola grossa. No, va bene, quando io avevo 18 anni, cioè qualcuno di più di Giacomo, eh, tutti avevano una band perché era arrivato. Se lo dicessi per rimorchiare. Però dicessi ma, così. ma naturalmente, <ride> ma perché no? Poi non funzionava. Però perché quello con la chitarra è quello che rimane a suonare da solo sulla spiaggia e gli altri rimorchiano solitamente. Esatto. Io avevo dei, 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 degli amici italoamericani che venivano tut tutte le estati che mi obbligavano a andare a accompagnare lui che cantava e, e cercava di rimorchiare. E a me non me ne fregava nulla e, e questo invece era proprio uno sistematico. E, Programmato e quindi, per trombare. Diciamo, diciamo così, aspetta, aspetti. Sì. No. E, e quindi... No, no, in realtà tutti avevamo il gruppo perché, perché era arrivato banalmente il punk, fine anni 70, inizio anni 80, eh, c'erano i dinosauri. Eh i Tyrannosaurus Rex ancora dominavano e che non suonavano perché hanno le braccia così esatto, eh, eh. di fatti, eh, quello era il nostro vantaggio <ride> e no, eh, il, 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 passa, il messaggio che era passato è che tu potevi suonare anche andare su un palco dopo due o tre mesi che, che avevi imbracciato un basso, una chitarra questo fu un messaggio che passò mo, molto quelli della, della, della mia generazione con una serie di danni terrificanti <ride> perché, perché Rispetto, cioè, oggi quando vanno a sentire le cover band di, di ragazzi giovani, insomma, eh, hanno un livello tecnico già molto buono, molto buono. noi eravamo dei cani assoluti, sì. cioè, veramente. <ride> Però era passato questa cosa. Cioè, cioè, L'importante è sapere tre accordi e, e andare. Cioè. Una volta che non c'erano i famosi telefonini, ne parlavamo l'altro giorno, che comunque una volta tu facevi le cose e al massimo le raccontava qualcun altro. Invece adesso c'è la prova migliorando, esatto. Invece adesso c'è la prova che resta e chiunque la può vedere, quindi anche le determinate figure vengono ripetute all'infinito per chiunque le può vedere. Invece una volta si narravano e sai che quando narri comunque È vero, è vero, puoi sempre <ride> edulcorare, Sì, sì, no, senz'altro, No, quindi insomma, era una cosa da cui passavano un po' tutti perché era il momento in cui avere una band eh, ho eh, una presunta band, insomma. e quindi è un... Poi era il momento in cui insomma, i, i, il rock, la, la new wave erano cose mo mo molto importanti per, per, per la vita di, di, di un ragazzo di 18 anni: molto più importanti. Suoni ancora? Perché io l'altro giorno su Facebook ho visto che hai messo un post dove dicevi sì, che suonavate sì, perché poi dopo ti, ti rimane un po' come andare in bicicletta, insomma, una volta che hai imparato. No, poi la musica è importante, cioè alla fine è rimasta importante. Poi chiaramente non, non sono capace di essere un professionista, quindi non l'ho scelta perché il mio talento non, non è lì. ecco. Ma per fortuna da un lato, poi non so magari avete anche suonato bene, però mi no, è scrivi. Però, però niente, è, è rimasta. E però credo che, che, un, che come diceva Iannacci, un po' d'orecchio, ci vuole orecchio, insomma un po' d'orecchio serve anche quando scrivi, perché ogni... insomma... Eh, Giacomo, insomma, un assolo è fatto di, in fondo di, di elementi, di parole, no? E un assolo è una storia, è, un, è fatto di elementi, poi di frasi che fanno una storia. Eh, I grandi assoli de, de, di chitarra, del rock, sono una storia che parte da una no e arriva in un altro punto. Quindi, insomma, tutto sommato credo che è un linguaggio, quello della musica, che, che serve anche quando, quando scrivi, perché comunque ripeti le frasi e senti se il ritmo della frase è quello che serve, perché non, non comunichiamo solo con il significato delle parole. Eh, certo, un ritmo. Un... Esatto, se io dico pentola, sedia, vi sto dicendo c'è una sedia, c'è una pentola, però la si può dire, quella pentola può essere in un, po, in, un in una zona della frase o in un'altra, e cambia completamente la frase. E lì la musica credo che un po'... insomma sì, Infatti quando uno va a cercare notizie su di te, esce questa cosa che sono in una band. Al che io ho detto subito, beh allora a lui diamo Giacomo la serata in questione. Poi ci siamo sentiti io e te, tu hai visto un po' di cose che fa Giacomo e loro si sono messi d'accordo e stasera ci fanno messi un regalo. D'accordo è una parola grossa, però penso. E quindi se ci fate il regalo che noi apprezziamo tantissimo di vederti in questa veste un po' diversa. Vediamo quello che insomma facciamoci insegnare. rimarrà le cose, la prova, quindi... Eh. Contrariamente a quando no. eri ragazzo, no. anche Eh, no, perché ne abbiamo parlato poi a un certo punto lui fra i pezzi che, che, che ha in repertorio ce n'è uno che, che secondo me è stato sempre molto Nora Beckford, pezzo tra l'altro degli, degli anni 90. Quindi Io ti dico che quando l'ho sentita quella canzone, abitavo a Berlino all'epoca eh. e l'ho sentita e non ho capito di chi fosse e pensavo fosse i Beatles. Il bello che loro dicevano che a loro i Beatles non piacevano. Si tagliavano i capelli uguali, suonavano uguali ma poi dicevano che non gli piaceva. Prendo, esco dalla gelateria, entro nel negozio di fronte, uno, un cartat, quelli grandi, e cerco sotto i Beatles la canzone e non la trovavo. No, All'epoca no. non c'era internet. Perché non c'era era, no. era il millennio scorso quando ancora andavi a scartabellare. E ricordo di aver passato mezzo pomeriggio nell'angolo dei CD a cercare dove, dove fosse questa canzone tra Beatles e poi invece ho scoperto che erano gli Oasis. Esatto, sì, perché è un pezzo... Io ci ho pensato spesso che, che Nora, Nora Beckford uh, è, è uno dei suoi pezzi eh, perché dice di, di non guardare indietro con rabbia e allora io penso che, che una come Nora Beckford che ha fatto il carcere, che ha sbagliato tutto nella vita, gran parte di cose le ha, ha sbagliate, beh, insomma, quando, ogni volta che si guarda, volta indietro dica... Eh, deva, debba dire a se stessa non guardare indietro con rabbia cerca di non guardare per non rovinarsi quello che è ancora davanti probabilmente quindi non lo so ci proviamo perché quel, <ride> quel che succede succede no. poi la mostriamo Manzini <ride> così alla prossima cena <ride> ah, ti ha portato anche la chitarra oltretutto e eh, vai là con lui che così avete il microfono insieme Da applauso e Domango Grazie Lascio l'introduzione e ti vengo dietro, eh, do, no? Nel senso, pa parti e, e ti seguo. Don't look back in anger. Forse l'avete capito. Qualcuno di voi, insomma, pezzo, inno, inno degli, degli Oasis. Go. don't you know you're my father Grazie a te. Bravi. Eh, abbiamo fatto anche questo. <ride> Grazie. Beh, insomma, abbiamo, si è fatta una scelta. Allora, e, e allora dobbiamo <ride> ringraziare Giampaolo Simi. No, io sono io che ringrazio voi. Grazie. Grazie, Grazie a Sonia. Grazie. Grazie, Grazie a Giotto. Sonia Ceskin. La musica di Giacomo, bravi voi due, eh, ve lo dico sì. adesso da qui siete stati <ride> meravigliosi. Di Giacomo un po' lo sapevo perché ci siamo già incontrati. Ma complimenti anche al duetto, è stato meraviglioso. No. <ride> bravi, bravi. Sonia, siamo addirittura d'arrivo. Sì. Vogliamo dare un appuntamento tra qualche ora a qualcuno? Sì, domani sera. Domani sera <ride> esatto, domani sera presso la cantina sommariva incontreremo Alessandro Nardo che è un uno scrittore del territorio di Vittorio Veneto che ci parlerà dell'emigrazione fatta da qui verso il Brasile e quindi un qualcosa di diverso perché ne parlavamo oggi che noi siamo andati in giro dappertutto e tra questi posti anche il Brasile e spero di vedervi perché sarà interessante. E allora grazie Sonia, grazie ancora grazie. Gianpaolo, grazie a voi grazie. di aver partecipato a questa quinta puntata. L'appuntamento ancora... domani. E poi ne avremo delle altre sì, che racconteremo non qui. un po' alla volta. Buonanotte a tutti, grazie. grazie.